Felice di averlo in collegamento con noi, diamo il benvenuto ad Aiello. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Simone, a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto è un grande piacere, un onore sentirti. Come stai? Che è la cosa più importante. Guarda, molto bene. Faccio al mare, non si può stare mai male. Siccome di fronte il mare sto alla grande. Ah, ma allora è perfetto. Stai già entrando anche in questo mood che ti porterà un po' in Sicilia. Quindi mare perfetto, ne vedrai anche qui, insomma. Un mare da cartolina. Assolutamente, assolutamente sì. In realtà sono venuto, vengo dalla Sicilia perché ho fatto le vacanze a Legadi. Sono stato per Palermo, adesso sono di nuovo in Calabria e ritornerò per cantare di da voi. Perfetto, quindi sarà un ritorno. Senti, l'abbiamo detto in anteprima, questo nuovo singolo, Fino all'alba ti sento, che è stato pubblicato il 25 giugno, che entra appunto in quello che è il tuo album meridionale, dove c'è anche il singolo Ora, no, presentato al Festival di Sanremo di quest'anno. Ma facciamo un passo indietro, Aiello, perché la tua storia è davvero interessante, no? Tu hai iniziato studiando pianoforte, poi violino più o meno a 10 anni, poi hai cominciato a scrivere i testi, fin quando poi nel 2011 hai pubblicato la tua prima canzone, Riparo. Ecco, c'è una cosa interessante, no, della tua storia, della tua carriera, ovvero tu hai scelto in un momento della tua vita di andare oltre i nostri confini, oltre i confini nazionali, per cercare nuove ispirazioni, no? E sei arrivato in Australia. Perché hai scelto l'Australia e poi soprattutto cosa ti è rimasto di questo viaggio artisticamente e anche personalmente? Guarda, all'epoca ero con un amico, avevamo finito l'università. Volevamo un posto il più lontano possibile. L'Australia è molto lontana sotto tutti i punti di vista e decidemmo di andare lì. Lì ho avuto la fortuna di incontrare dei musicisti e di suonare anche lì con delle persone del posto. Poi loro sono innamorati della musica italiana. Ed è stata un'esperienza ovviamente molto speciale. Mi ha allargato tantissimo proprio gli orizzonti, non solo proprio culturali, personali, ma anche musicali. Per me viaggiare è una fonte di ispirazione e proprio di contaminazione, di incontro con altre realtà, che poi ti serve quando torni a casa, poi ti serve tutto questo e lo trasformi, lo fai in qualche modo, lo fai tuo, no? Quindi è un viaggio che è una parentesi di vita che io ricordo sempre molto volentieri e che mi è servita poi per continuare anche a vedere cose nuove, no? A cercare nuovi stimoli. Quindi viaggiare fa sempre bene. Fa sempre bene, questi stimoli li hai trovati, tanto che poi nel 2017 hai pubblicato High Hello, no? Il tuo primo EP, questo progetto indie pop elettronico, anche anticipato dal singolo Come Stai. Ecco, lì sicuramente già si scoprono queste tue sonorità, che sono sonorità nuove, no? Hai plasmato uno stile musicale, possiamo dire, anche molto originale, sempre più originale. Ecco, la tua musica, no? Quali caratteristiche deve avere sempre, per forza? Guarda, io credo che... Intanto io vedo la musica sempre come una continua evoluzione, quindi la ricerca del suono per me è fondamentale e provo a non ripetere mai la stessa cosa nel tempo. Quello che credo, mi auguro, mi renda abbastanza distintivo rispetto agli altri è il mio modo di cantare, quindi proprio la vocalità e il mio modo di scrivere senza filtri. Purtroppo, per fortuna, dico sempre che non riesco a nascondermi dietro un dito, quindi alla fine racconto sempre in maniera molto viscerale e autentica il mio vissuto, quello delle persone che mi stanno accanto, quindi sicuramente tanta passione, tanta carnalità, tanta verità. Quindi sicuramente la musica è anche un modo per metterti a nudo, raccontare davvero chi sei, no? E a tal proposito, arrivando al 2019, al tuo primo album Ex Voto, tra l'altro che poi è stato uno dei progetti discografici più attesi, i tre brani che l'hanno preceduto hanno avuto dei grandissimi successi, Arsenico è diventato disco di platino, La mia ultima storia disco d'oro, poi c'è stato Il cielo d'oro. Ecco, in questo primo album, visto che tu parlavi di metterti a nudo, quali sfumature avevi deciso di raccontare di te? Cioè, cosa volevi che arrivasse alla gente? Guarda, devo essere sincero, il primissimo EP che ti ho detto, Aiello, era stato un esperimento molto personale, proprio così, un primissimo affaccio senza nessuna pretesa. Ex Voto, che è il mio primo vero album, in realtà io non l'ho scritto immaginando che ci fosse un pubblico, perché è stata tutta una sorpresa. Io l'ho scritto semplicemente perché volevo in qualche modo fotografare quel momento della mia vita e dire: guarda, non so se accadrà la grande fortuna o meno, però magari un giorno mio nipote potrà dire che la musica di Zio Totò era figa. Quindi non avevo nessuna casa discografica, non avevo niente, nessuna che mi aspettava, e mi sono autoprodotto un disco che mi somigliava tantissimo in quel momento, mescolando il pop, l'R&B e l'indie. E poi è scoppiata la fortuna da Arsenica, La mia ultima storia, Il cielo di Roma, come dicevi tu. Ma onestamente non c'era nulla di pensato, perché non immaginavo assolutamente che sarebbe accaduto questa
questa cosa così bella. Ci speravo ovviamente, ma non c'era nulla di... c'era nessuno che stava aspettando questo disco, onestamente. Esatto, niente di programmato, ed è stata un'esperienza, appunto, poi come dici tu, sorprendente e straordinaria, perché sì, poi dopo tutto questo c'è stato il bellissimo anno, no? Il 2020, che è stato un grande anno, sì, per te, no? C'è stata prima la nomina ai Davide, sì, dicevo, la nomina ai Davide di Donatello, poi in estate pubblichi Vienimi a ballare, questa miscela esplosiva, no, di musica popolare latina, cantautorato italiano, una delle canzoni davvero di maggior successo dell'estate, certificata anche disco di platino. Ecco, visto che c'era anche un po' del cantautorato italiano, c'è un maestro della musica che ha segnato il tuo percorso professionale e personale? Ce ne sono tre in realtà, si chiamano Battisti, Dalle, Rino Gaetano. Sono così giganti che io anche nel nominarli sorrido, perché mi sembra, come dire, già poco, cioè non dovrei neanche nominarli per quanto sono grandi, però sono i tre giganti a cui mi ispiro e che mi hanno regalato tanto, hanno dato tanto a tutti. E però nel mio caso io ho provato a tenermeli a fianco mentre scrivevo, e tuttora comunque sono per me delle guide importanti. Esatto, sono tre grandi artisti che, come dicevi tu, hanno segnato un po' la vita di ognuno di noi, anche un po' di tutte le generazioni, perché ci sono alcune loro, sì, canzoni che sono anche colonna sonora, no, della nostra vita, dai più giovani ai meno giovani. Arriviamo proprio a quest'ultimo anno, Festival di Sanremo, successo con Ora, anche questo certificato disco d'oro, e poi l'ho detto prima, nello stesso album, cioè Fino all'alba ti sento. Invece questo singolo, visto che abbiamo parlato un po' della musica che ti rappresenta, Fino all'alba ti sento, come rappresenta Iello? Cosa racconta di te? Guarda, avevamo voglia di fare una proposta anche quest'estate, una canzone per far ballare. Io poi, il mio modo di far ballare in questo momento è un mix di pop, latin e clubbing, quindi abbiamo fatto sempre, cioè io con i produttori Jeff e Braille abbiamo scritto questo pezzo. E rappresenta sicuramente, chiude in qualche modo il cerchio del disco meridionale, e si chiude una parentesi importante di un album che io definisco un concept album, che racconta le mie radici, il mio modo di sperimentare i diversi generi, raccontando comunque proprio quelle che sono le mie origini culturali e territoriali, perché io vivo a Roma da 14 anni, ma sono nato e cresciuto in Calabria e sono molto attaccato alla mia terra. E Fino all'alba ti sento, secondo me, era il modo migliore in questo momento per rappresentare e chiudere questa parentesi dedicata alle mie radici, facendo ballare con un beat abbastanza sostenuto, delle chitarre a popolari, acustiche, classiche. Insomma, ci piaceva tantissimo e siamo molto contenti. Assolutamente, insomma, è una canzone davvero, davvero, un brano che si fa ballare, ma è anche un brano che porta con sé un messaggio non indifferente, no? Quello della libertà, no? Di essere chi si vuole, senza confini, senza limitazioni di genere. Assolutamente, era per me un'occasione importante anche per condividere questo pensiero. Non è mai troppo il tempo che si dedica e l'attenzione che si dedica a tematiche come la libertà, che sembra una parola così semplice, banale e inflazionata, ma non lo è affatto di questi tempi, dove un paese che è ancora il nostro zoppica ed è lento nell'evoluzione culturale, ancora il PDL Zan è fermo lì, e quindi credo che ognuno di noi nel suo piccolo, nel suo grande, nelle sue attività giornaliere può dare un contributo. Io lo posso fare con la musica, e allora ho colto l'occasione per dire e ricordare a tutti che nessuno può limitare la libertà degli altri sulle scelte di sesso, scelte di lavoro, di vita, e sulla libertà di tutti, quindi l'ho fatto a modo mio e speriamo possa dare il suo piccolo contributo. Consentimi una domanda personale prima di arrivare alla fine di questa nostra chiacchierata. Oggi Iello si sente davvero libero? Diciamo che ci lavoro tutti i giorni. No, non mi sento totalmente libero. Però io faccio di tutto tutti i giorni per migliorarmi e per migliorare anche questa capacità, no? È un esercizio quello di provare a essere più liberi e staccarsi da una serie di codici, aspettative, schemi culturali. Non è facile, ma io mi impegno tutti i giorni per essere un uomo sempre più libero. Allora, un uomo sempre più libero che in questi giorni si sta godendo il suo riposo, meritato riposo al mare, però tra poco riprenderà il tuo tour, perché noi ti aspettiamo il 17 agosto a Messina all'Arena Villa Dante, invece il 19 sempre di agosto a Zafferana Etnea presso l'anfiteatro Falcone Borsellino, poi il tuo tour continuerà, riprenderà in autunno, e poi cosa speri possa esserci sulla tua strada? E poi tra un tuffo, una prova e una, sì, presa sul palco di questo tour c'è il terzo disco che sto scrivendo,
che già mi emoziona particolarmente, perché ho le prime demo, i primi provini sul telefonino che la notte ascolto, e quindi sono in fase di scrittura. Sarà un disco molto molto intenso, intimo, emotivamente parlando molto molto impegnativo. Sono felicissimo perché le prime canzoni mi sembrano bellissime, spero lo saranno anche per gli altri. Allora io ti auguro un buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Grazie quando mille. Uscirà questo disco, se ti va noi ti aspettiamo per chiacchierare e parlare anche di questo nuovo progetto. Grazie, un piacere. Grazie di cuore a te, buon mare, buona musica sempre. Grazie mille anche a voi. Grazie ad Aiello, ciao.